sembra più simpatico. Per chi è che vuole morire nei suoi livelli, lì Gandalf. c'è l'ID. Gandalf chiede, ma stasera allora CTR, visto che se te e la Cam hanno parlato solo di quello, però Luca non ha CTR. Io non ce l'ho ancora CTR. E poi ora c'è Luigi Mansion, ancora c'è un bel po' di giochi da completare. Allora, e però qualcuno di Andrea l'ho completato, ma no? Per vedere tutto alla fine. Oddio, montagne russe. Questo l'ho provato un paio di volte. Ok. Ok, andiamo a morire male, dai. Ma magari poi ne facciamo in cooperativa uno di quelli più fattibili. Volentieri. Tanto io qua so che devo morire, quindi qual è il problema? Guardate, io già il primo, ecco, anzi che già ho fatto quest'altro, come mai non lo so. No, questo è da poco, al primo colpo, è da poco. Io quel dannatissimo salto per uscirci ci ho oggi. Ci sono morto, la maggior parte sono morto qua, perché le hitbox fanno schifo. Del gioco. Io odio le spine, io odio queste spine. Guarda, guarda che spine! Non ti preoccupare, c'ho l'arma segreta poi dopo alla fine. Guarda! Sì, forzatoro Andrea. Sì, forzatore è Andrea, vecchio amico tra le altre cose, Ganondorf. Ci conosciamo da diversi. Guarda, me l'ho preso giusto in testa. Certo, però che proporti questi livelli a te, non so quanto sia amico. No, vabbè, lui questo me lo propone per dire: guarda, c'ho, guarda, guarda, guarda che sono pro, guarda, aspetta, guarda che cazzo devo fare. Figo. Ho fatto il primo salto, sono soddisfatto, quindi ho Tu vai vinto. sempre dritto, non fermarti mai. L'istinto ti deve guidare, Ma che non istinto, conoscendo qua il le gioco. corna mi devono guidare. Però questo, vedi, me lo poteva dare giusto. Le spine sono sbagliate un pochettino, o sbaglio. Le spine? Sono. Ah! Ah! Però ho fatto due salti, Andrea. Quindi, volendo. Secondo me per me è già una vittoria. Mamma mia! Sei arrivato all'attilio. Per me già ho Si può vinto, definire vittoria. per me già ho vinto, Andrea lo sa, Sicuramente. quindi non ci sono. Guarda, è che non mi devo fermare, questo è il problema. O mi devo fermare? No, non mi devo fermare. Secondo me ti meriti di apparire tra coloro che hanno completato il livello. Però guarda che cavolata quel. Ma non è il gioco che ha fatto Andrea. Andrea l'ho voluto fare così difficile, perché è un gioco. Però quelle spine sono sempre Sì, però le disgraziate. hitbox sono tipo a quadratini, come nell'editor spiega, quindi Mario stesso è un quadratino, quindi bisogna essere proprio perpendicolare su quella falda, se no va spazio sulle spine, anche se non sembra che spazi su. Sì, per questo io le odio queste spine maledette. Allora, Mary ha fatto una domanda, non sto leggendo la chat, però. Ah, Guarda. sì, dov'è? Aspetta, Certo, Mary, puoi provare ad entrare in chat, posso assolutamente. Vai provare su ad entrare in chat? Discord. Ti ho abilitato, tu sei uno di quelli in cui sei abilitata per la chat vocale. Ah, che cavolo. Dai, però sono arrivato fino lì. Basta che non mi prenda la parola da vivo. Sì, Tengo malapena a quelle cattiverie che mi scrive. Figurati se me le dici in faccia. ora ti insulterà Arcimago, quindi preparati. Si sente. Sì, si sente perfetto, non c'è eco, perfetto. Come va, Mary? Ciao. Bene? Ciao, Mary. No, a te non ti saluta Arci, Pronto. non ti saluterà Arci, perché giustamente Vabbè, non pensare che Mary ti allora possa Andrea dice salutare. comunque sono tutte Guarda, è pagate le passata pure hitbox. l'ambulanza. Forzatore ci Oddio. dice che sono comunque tutte bagate le hitbox, non solo le spine.
Esattamente perché sono tutte buggate queste cazzo di hitbox. Perché fai due spine e un nemico mezzo a saltarci sopra? Perché è una persona che ti vuole bene. Però dai, sono riuscito ad arrivare fino alla, a quell'artiglio. Per me ho vinto, tipo, quindi non no, voglio no, andare io non oltre. Cerco di far incazzare Mary. Ok. C'è un pochettino di eco ora. Abbassate il volume. Allora, adesso faccio un'altra cosa. Che dici? Lo iniziamo il tuo? Ci saluta Dani. Oh, Dani! Finalmente c'è Dani. Ci saluta te. Come va? Ok, io direi di far vedere il tuo livello, Arci. Come l'hai completato tu? Che ne pensi? Volentieri, volentieri. Tanto qui io ci posso spendere 2 anni. Ok, tanto facciamo. Ok, un attimino. Aspetta, devo prendere le scene. Tan tan. Ok. Allora, iniziamo una parte di quello completo. Ma l'audio si sente del livello che lo sto trasmettendo in live? Sai che non ci ho fatto caso perché nel PC non lo sento. Ora ti sento, no? Ti sentono pure il Nambo, no, perfetto. Molto. Il primo Dai, video che vedete, insomma, è... Allora, stavamo commentando di alcuni morti. Le varie morti. Stavolta parlo a tu, visto che a me mi hanno sentito e voi non vi sentivano completamente. Sì, praticamente... è una compilation di alcuni boss dei posti che mi hanno dato maggiore difficoltà. Alcuni. Tra cui, sì, quasi tutti, ma questo in particolare, cioè l'inizio per me è stato difficile perché odio le box con le spine. E non solo spine, se no c'è il professorino a forza attore che mi corregge che vale per ogni cosa, sì, ma in questo caso le spine. Mi hanno messo un po' di difficoltà e... i primi 100 tentativi era soltanto per trovare il tempismo all'inizio. La seconda parte, quella con Bush, in realtà non ci ho perso molto tempo perché è abbastanza automatico. Basta andare veloce, prendo un po' la ricorsa e praticamente ci finisce solo Bush. Ci vuole un po' di esercizio all'inizio, ma poi viene naturale. Quello che mi ha dato maggior problema, e lo vedremo dopo, è il timing della cannonata rosso, perché fondamentalmente dopo svariati tentativi sono riuscito a giocare il livello in modo più abile di quello che era all'inizio. Succedeva che quando dovevo saltare sulla cannonata rossa, spesso arrivavo in anticipo, soltanto che arrivando proprio in anticipo, come vedete adesso, morivo. E quella era una parte forse la più ostica, secondo me, perché... Luca? Sì, l'ho abbassato un pochettino. Chiedono di abbassare l'audio del video. Sì. Fatto, così dovrebbe andare. E niente... la cannonata rossa è secondo me la parte più difficile, ma solo perché bisogna coordinarsi con la cannonata, appunto, che a un certo punto non si vede più, quindi non si sa se stai andando troppo veloci o se stai ritardando e quindi rischi di perderla. La parte sul trampolino che sto vedendo ora in streaming, non so adesso se sono sincronizzato realmente col video, la parte con il trampolino è particolarmente fastidiosa perché non è difficile da fare, però bisogna provarci un paio di volte per capire il timing giusto. Non facendo giusto, ovviamente finisce sulle spine oppure contro le bombe senza rimbalzarci. Però quello non era particolarmente ostica. La parte più ostica arriverà dopo. E quella è la famosa parte del tubo verde che avevo accennato prima, non allineato al salto che si deve effettuare. Comunque mi è piaciuto un botto tutta la questione dei gusci da saltare. Vabbè, io stesso ho fatto livello con i gusci
da usare come tra virgolette piattaforma, quindi il concetto già di per sé mi piaceva. Grazie alla parte del tubo, quella che sto bevendo io. Ecco, il tubo verde non allineato mi ha dato parecchi problemi, ma non perché era di per sé difficile. Il problema è che la prima volta ci muori sicuro, perché magari non te lo aspetti nemmeno, non capisci quello che deve succedere, e prima di arrivarci ancora per poterci provare di nuovo, prima di arrivarci di nuovo dovevo rifare tutto il livello, e non è detto che ci arrivi di nuovo verso la fine con facilità, quindi perdevo 30 tentativi alla volta solo per arrivare a provarci ancora col tubo verde, che insomma è rimasto maiolino bloccato sul tubo verde. Ok, che dici? Sì, lo abbiamo la parte completa. La parte completa è bellissima, perché io ho perso tutto il giorno a giocare questo cazzo di livello. Mi dispiace, Andrea, sono meno formale di Luca, però mi piace. E non ci riuscivo, mi sono pure incazzato a un certo punto, perché uno ci si incazza dopo 800 tentativi, 700 quelli che erano. E l'ho mollato. Poi ho passato una serata con Luca a giocare Mario Maker e poi Mario Kart. Prima di andare a letto, una serata, vabbè, nottata, ci provo proprio. Ancora. Ci provo ancora una volta. E per magia ci sono riuscito. Una volta. Vuol dire che una o due volte. Va bene. Caspita. Proviamo quello dopo di la serata di Luca. Sì. Mi ero deconcentrato tutto il giorno, perché è arrivato mi pare il messaggio verso le 2 di notte che è finito il livello, sbaglio. Sì, qualcosa del genere. Abbiamo staccato appena Mario Kart. Tu mi hai detto qualcosa riguardo al livello di Forza Toro, e in quel momento l'ho finito. E tipo, ma ci sono riuscito così? Cioè, ci ho dannato tutto il giorno, non ci riuscivo. Arrivo il Ganondorf ti chiede, ammettilo che 2 tentativi sono i tuoi e i rimanenti sono di Luca, è probabile, 800. Ma io ne avrei fatto anche 8000, ma sarei alla fine. La verità è che per finire il livello è venuto Luca a casa mia e ci ha pensato lui col mio profilo. Se non lo potevo giocare a Mario Kart di notte, non l'avrebbe superato. Esatto. Quindi vediamo la parte finale. E poi finale. Vabbè, adesso Luca vi mostrerà il video vero e proprio. Facciamo quello finale. Sì, sì. Ah, che simpatico proprio il Midi Andrea, guarda. Ispira simpatia. Mi amore appena lo vedi, vero? Forza Toro. Anch'io una volta ho fatto un livello 1000 volte, tipo, ma veramente. E ovviamente non l'ho finito. Ganon sa di che livello parlo, è impossibile. È un livello non suo? L'ho mai inviato. No, non l'ho mai inviato qua, credo. Mai. C'era un altro pappagallo, pappagallo azzurro veniva, era molto bravo a creare livelli difficili. Vero. Volevo completarlo prima di inviarlo, ma ci ho perso le speranze. Perché tu una volta mi hai passato quel livello terribile. Sì, quel livello, Ganon, quel livello... Invia il codice se lo trovi. Però l'ho passato, sì. Sì, il codice di quello lo faccio vedere. Io posso solo dire che dopo che sono te l'avevo fatto vedere, nel... è vero, forse in live. Sì, quello che ha finito 15 volte, Ganon, vabbè. Io l'ho finito, quel livello. Aspetta. Ah, di niente, Andrea. Allora, io mi sono comunque divertito un mondo. Pure incazzandomi, perché lo sai com'è in questi casi, uno ci prova, non ci riesce, si sente frustrato, molla tutto, poi la serata con Luca mi ha salvato, arrivo lì, accendo il gioco, vabbè, proviamoci una volta, cosa vuoi che sia, e bam, ci sono riuscito. Devo dire che quando sono entrato nel tubo verde, tipo, ho rischiato l'infarto, e poi c'avevo paura, ho detto, cazzo mi aspetta dopo, no? E quindi ero particolarmente intenzionato, ho detto, non è che adesso c'è qualche cazzata troll oppure qualcosa di inaspettato e muoio, e c'era l'anella finale
mi ha messo paura che ho fatto un full jump e sono comunque finito sulla bandiera, ma mi stavo cagando addosso, devo ammetterlo. Ora quella facciamo una cosa veramente cattivissima, sì sì, comunque terribile. Andrea, fanne così ancora di più che rovini sti ragazzi, ancora sono giovani, non sono come te. Comunque il tempo per chi lo volesse giocare è migliorabile, perché io non sono neanche andato veloce in questa scusa impresa. Ma secondo te, porca troia, uno riesce a migliorare il tempo di un livello? Sì sì, genere. Fondamentalmente vi posso anche mostrare dove. Facilissimo, facilissimo. Sì, ma so chi sta, se vuoi fare una cosa del genere. Il prossimo che riesce a batterlo batte il mio tempo, vabbè. Perché no, veramente, vi spiego anche perché. Quando scendo dal... quando uso il cannone rosso, no? Per risalire, quando faccio la caduta libera, mi fermo un istante, che potrebbe essere 0,300 millisecondi, e perdo tempo. Perché, che ne so, prendevo respiro, venivo la Mario Kart, ero già esausto di mio. Poi, verso la fine, l'anella, soprattutto l'anella, io avevo paura, non sapevo cosa aspettarmi, no? Ora, chi sa cosa aspettarsi non fa un salto pieno per arrivare alla bandiera perdendo tempo, fa un saltino sull'anella e subito alla bandiera. Quindi c'è almeno margine di mezzo secondo, un secondo da migliorare, sicuramente. Prego, ti lascio l'onore. Io invece... No, io non lo tocco mai più. L'ho sto giocato scaricando, sto scaricando un paio di livelli di medico, così li giochiamo in cooperativa, quelli che ritengo si possano un po' fare. Mm-hmm. Livelli acquatici, ah, no, forza trova ordine a livelli acquatici. Troppo lenti e detesto dover schiacciare ripetutamente il pulsante. Ha ragione. E per questo concordo. Però mi piace quando mettono alcuni livelli a tema guscio oppure il blocco Pau che ti fanno nuotare velocemente. Però senza, per favore, il tema notte buio, che quelli mi hanno stancato. Ok, ok, li proviamo. Arci, un paio di livelli li giochiamo assieme. Scaricato un paio di livelli di Mary, così Mary vede giocare i suoi livelli, rovinate i due livelli in due. Purtroppo, causa lag. Allora, ma vediamo se io... Te fa schifo, fa troppo schifo la mia connessione. E vabbè dai, prima o poi migliorerà. Allora, forse allora hai scaricato magari scene. Anche i livelli dove ho messo un record proprio io in quei livelli. Ok, adesso si dovrebbe sentire tutto di nuovo perfettamente. Dovrebbe. Ok. Su Mary qualcosa.